Ci sono luoghi in cui il tempo cede il passo all'infinito e in un'armonia di colori e suoni si nasconde la bellezza dello spirito. Gli insegnamenti evangelici di Francesco sembrano ammonirci. Con la guida di Fra Carlo, immergiamoci in una dimensione di serena spiritualità. Benvenuti a Casa Calenda, all'eremo Sant'Onofrio, eremo custodito da sempre dai frati minori e in questo momento dai frati minori di Puglia e Molise. Siamo qui proprio per vivere questa esperienza di fede, di spiritualità. In questo momento è casa di preghiera. Casa di preghiera significa luogo dove potersi ritirare per vivere un po' appartati nel silenzio e nello scandire la giornata con il lavoro e appunto la preghiera. L'eremo dedicato a Sant'Onofrio. Sant'Onofrio era un'anacoreta del IV secolo, subito dopo il periodo del martirio inizia questa fuga nel deserto per poter vivere la vita ritirata e più in unione con il Signore. È figlio del re di Persia, sceglie questa vita dapprima in un monastero nel deserto dell'Egitto, nella Tebaide, e poi dopo si ritira proprio a vita solitaria, vivendo così per più di 40 anni. Conosciamo di lui qualcosa grazie al suo cronista, al suo storico contemporaneo coevo, che è San Pafnuzio. Il messaggio che oggi questa figura di Sant'Onofrio può dare a ciascuno di noi, a ogni fedele che si accosta a questo luogo, io credo che possa essere proprio inserito nel suo nome. Onofrio significa per sempre felice e quindi invita tutti alla felicità. Vi invito a venire in chiesa, guardare la bellezza di questo luogo anche nell'interno. Siamo nella chiesa dell'Eremo, chiaramente l'impianto attuale è del 1700, è chiaro che di quello che era la chiesa originaria rimane molto poco, perché nel frattempo con l'ingrandirsi della fraternità, le esigenze diverse, la chiesa assume una conformazione diversa. Una chiesetta piccola, tipicamente in stile francescano, a due navate, e racchiude la bellezza è proprio qui, racchiude delle opere davvero importanti, delle opere importanti non solo da un punto di vista artistico, ma delle opere importanti proprio per la spiritualità tipica, no? O caratteristica, se possiamo dire così, della famiglia francescana. Opere d'arte di una certa importanza sia storica che anche spirituale. Siamo nel coro del 1700 e in questo coro è sovrastato da questa pala d'altare attribuita al solario nel XV secolo, un'attribuzione. Ma la cosa importante da un punto di vista spirituale di questa pala è proprio la rappresentazione di quelli che sono i momenti cruciali, i momenti più importanti della vita del Signore. È l'Annunciazione e l'Ultima Cena, l'istituzione dell'Eucarestia. Caratterizzare questa pala e legarla strettamente al luogo e alla famiglia che la abita lo fanno con una certa importanza e chiarezza le due figure laterali, Sant'Onofrio, il titolare della chiesa, e San Francesco d'Assisi, fondatore dell'Ordine dei Frati Minori. Interessantissima questa pala che rappresenta il perdono di Assisi del Brunetti del 1658.
interessante perché davvero rappresenta un aneddoto importante della vita di San Francesco e della storia dei frati minori. Rappresenta il momento dell'indulgenza che Francesco riceve nella chiesa della Porziuncola ad Assisi. È interessante anche la presenza di San Michele Arcangelo, che caratterizza veramente la pala d'altare legandola alla provincia dei frati minori, che è dedicata proprio a San Michele Arcangelo. Una caratteristica che mi piace soprattutto in questo tempo che stiamo vivendo, tempo di pandemia, è ricordare alle persone che raggiungono questo luogo che questa pala d'altare è un ex voto che viene donato proprio nel 1658 per la fine della peste. Voglia il Signore condurci alla stessa meta. Francesco riesce ad ottenere ad Assisi, dai benedettini, questa piccola chiesa dedicata alla Vergine Maria, alla Vergine degli Angeli, piccola chiesa definita appunto Porziuncola, chiesa che lui dice essere luogo privilegiato della Vergine Maria. In questa chiesa Francesco, pregando, un giorno ha in visione la Vergine Maria, alla quale chiede di poter ottenere dei privilegi speciali per questo luogo. Questo luogo diventa così il primo luogo della cristianità ad avere la possibilità dell'indulgenza plenaria oltre a quelli ufficiali che fino a quel momento la Chiesa aveva. Chiamati a chiedere perdono e a offrire perdono. Il senso del perdono oggi, il senso del perdono oggi per me, fra Carlo, per l'esperienza che vivo anche in questo luogo, dice di una grossa consapevolezza. Consapevolezza dei propri limiti, consapevolezza di quelle che sono proprio davvero le mancanze e di quello che è necessario per l'incontro. L'incontro con il Signore e in Lui l'incontro con ogni altro. Siamo davanti alla tomba del dottor Francesco Nardacchione, detto a Casa Calenda Don Ciccio, una figura eccezionale questa, di questo medico terziario francescano che ha segnato la sua vita dalla professione altissima di medico, di francescano e quindi di cristiano impegnato nel servizio della carità. Ci sarebbe tanto da dire su questa persona. Sarebbe stato opportuno, a mio avviso, quando ero parroco a Casa Calenda, interessare il vescovo dell'epoca di intraprendere il processo di beatificazione, perché alcune persone erano ancora viventi e tra l'altro erano state pazienti di Don Ciccio. Non se ne è parlato più. Ma le documentazioni sono ancora tante, quindi non si dispera di poter riprendere. Dopo le scuole elementari ha frequentato il liceo Mario Pagano a Campobasso. Aveva la vocazione alla vita religiosa, però i genitori non gliel'hanno permesso. E ha intrapreso gli studi universitari a Napoli, dove si è laureato in medicina e chirurgia, ha avuto contatti con il medico santo Giuseppe Moscati, allievo del Cardarelli, un celebre clinico molisano di Civitanova. Quando i casacalendesi o i molisani in genere che lo conoscevano andavano a farsi visitare da Cardarelli, diceva: «Da dove venite?» «Veniamo da Casa Calenda. E che siete venuti a fare qua? Voi avete Don Ciccio Nardacchione, che è più bravo di me, fatevi curare da lui». Ecco, queste
testimonianze del suo maestro sono veramente significative della alta professionalità di Don Ciccio. Però, da buon cristiano, la sua professionalità la metteva a servizio dei poveri. Non solo visitava gratuitamente, ma addirittura metteva i soldi per le medicine sotto i cuscini dei suoi pazienti. È stato già accennato che Padre Pio, da Sant'Elia, invitato anche dal medico santo e da Don Ciccio, sono venuti in questo convento di Sant'Onofrio per andare a fare la visita alla sorella di Padre Paolino, il suo maestro, e per far visita al santuario della Madonna della Difesa. Durante il percorso sono state colte da un temporale, per cui sti fraticelli, un studente di filosofia da Sant'Elia a Pianisi, si sono bagnati, sono rientrati in convento e Padre Pio stesso dice: dall'abito di cappuccina ho indossato l'abito della povertà dei frati minori francescani. E Don Ciccio l'ha visitato più volte, prima, adesso e durante i successivi momenti di sofferenza, ed è stato il primo, mi pare, a diagnosticare la malattia, la polmonite di Padre Pio. Ecco, un particolare veramente importante che ha unito le due persone, le due santità. Di Don Ciccio si conservano a Casa Galenta tanti, tanti ricordi. Io ho parlato quando ero parroco, fino a 10-12 anni fa sono stato parroco a Casa Galenta, ho parlato con due o tre persone almeno che sono state pazienti e quindi curate da Don Ciccio. Peccato che non si sia, ma si può ancora avviare il processo di beatificazione. E qui, forse è stato detto, si conservano anche i diari di Don Ciccio Nardacchione. Questa è l'immagine processionale di Sant'Onofrio, una statua del 1700, l'autore non lo si conosce, è rappresentato con tutti quelli che sono gli attributi iconografici che lo identificano immediatamente. Attributo iconografico per eccellenza è il suo essere ricoperto completamente dai capelli e dalla barba, e questo a ricordo della sua lunga permanenza nel deserto, dove effettivamente gli abiti si erano consunti, e quindi lui viene ricoperto dai capelli e dalla barba come suo solo vestito. La caratteristica che in tutte le immagini di Sant'Onofrio è presente, ed è presente davvero con forza proprio per ricordare questo aneddoto particolare della sua vita, è la presenza della cerva. Questa cerva che lo nutre per 3 anni, quando lui da bambino viene portato dal padre Teodoro, re di Persia, nel monastero della Tebaide. Lì viene allattato da questa cerva. Bello per noi che viviamo in questo luogo che è immerso nella natura, nel bosco che subito alle spalle del convento si apre per tutta la vallata, poter legare queste figure di Sant'Onofrio che si ritira nel deserto, in un'oasi sotto le palme, e che vive veramente a stretto contatto con gli animali. Tra l'altro nella sua geografia c'è pure questa particolarità di essere nutrito da un corvo. E legarlo alla figura di Francesco, San Francesco, amante della natura, di questi luoghi ameni, amante degli animali. E a Francesco, Papa Francesco, che con la Laudato Si ci richiama proprio in questo tempo all'attenzione al creato, alla casa comune. Siamo
nella sacrestia della chiesa, anche questo è un luogo che assume questa conformazione proprio nel 1700, è corredato da queste opere dell'epoca, il lavabo come i due armadi che contengono i paramenti sacri. Luogo anche questo di silenzio, perché è luogo di preparazione alla celebrazione eucaristica. Luogo di silenzio come tutto questo posto richiama e ispira. Silenzio che non è soltanto quello esteriore, ma che dal silenzio che c'è intorno rimanda chiaramente al silenzio da dover fare interiormente ciascuno di noi, nello spegnere quelli che sono proprio il chiasso, i rumori del mondo o i rumori delle nostre preoccupazioni. Vi porto ora in quei luoghi che sono i posti della nostra vita quotidiana, facendovi respirare un po' di quell'aria e di quella bellezza che ogni giorno noi ci ritroviamo a vivere. Siamo nel chiostro del convento, il chiostro del 1400, il luogo che forse ancora richiama maggiormente la sua edificazione. Siamo qui in questo posto che è il luogo della preghiera in movimento dei frati, della preghiera e anche della meditazione, meditazione che veniva fatta guardando le immagini che in esso erano affrescate. E questo chiostro è affrescato nei diversi corridoi da episodi, momenti della vita di alcuni santi. In questo qua d'ingresso è rappresentata e raffigurata la vita con gli episodi salenti di Sant'Antonio. In questo lato del chiostro, in questo corridoio, ci sono rappresentate le storie dei martiri francescani, oggetto di meditazione dei giovani frati che hanno sempre abitato questo convento, essendo stato questo casa di formazione. Meditazione che rimandava al martirio, ma al martirio per eccellenza del Cristo sulla croce, ma il rimando era a quello che è il senso che il Signore dà alla vita di ciascuno di noi nella parola di Dio. È il dare la vita, ma il dare la vita che il Signore ci insegna non è quello proprio dell'effusione del sangue, ma è quello di essere capaci di vivere con gli altri. In questo lato del chiostro invece sono rappresentate le storie della vita di San Francesco, i suoi momenti salienti della fondazione dell'ordine, l'inizio della sua conversione, serviva proprio come possibilità per fare memoria di quello che invece all'interno veniva studiato dai giovani novizi. Più che pensare al messaggio che Francesco, San Francesco oggi potrebbe dare al mondo o invitare, no, la gente, ognuno di noi, credo che Francesco con la sua vita faccia un richiamo importantissimo. Francesco, se dovessi personalmente definirlo nelle litanie dei santi, lo definirei così: Francesco, profondo conoscitore dell'uomo. E credo che il richiamo profondo che lui fa alla vita di ciascuno di noi è proprio questo: conoscere l'uomo nella sua profondità per potersi accostare a lui con tutta la tenerezza e il rispetto. Parole proprie di Papa Francesco che oggi comunica al mondo.
al centro di ogni chiostro, ma sia francescano ma anche nella vita monastica, c'è sempre un pozzo. Pozzo che è di chiaro rimando all'episodio evangelico della Samaritana e quindi luogo dell'incontro con il Signore. Adesso ci rechiamo all'interno del convento a visitare i luoghi dell'intimità. Entriamo, prego. Iniziamo dall'antico refettorio dei frati, che oggi chiaramente è in disuso, è diventata una sala conferenze perché riesce a contenere un gran numero di persone. Un tempo questa casa di formazione vedeva un gran numero di frati in presenza. Oggi la fraternità è ridotta e quindi gli spazi sono diventati anche altri e più fruibili da poche persone. Qui siamo sul pulpito da dove veniva letta soprattutto o forse soltanto il venerdì la parola di Dio è un capitolo della regola. Perché dico soltanto il venerdì? Perché la tavola dei francescani, lo stare a tavola dei francescani è una novità rispetto a quella degli altri ordini religiosi. A tavola si condivide, si parla, si fa chiasso, si festeggia. Non è pensabile poter stare in silenzio, in virtù proprio di quello che dicevamo di Francesco, dell'essere accanto all'uomo, per l'uomo, con l'uomo, e quindi questa condivisione fraterna necessaria. Siamo nel corridoio così chiamato dei padri, luogo dove erano e dove sono situate le celle abitate dai frati, che nel periodo in cui questa era casa di formazione era abitato dai frati sacerdoti. Siamo proprio davanti alla stanza di padre Anselmo da Sassinoro. Padre Anselmo da Sassinoro, di cui si conservano dei ricordi, anche lui morto in odore di santità, stretto collaboratore di Don Ciccio Nardacchione nel rimettere su questo convento dopo la soppressione degli ordini religiosi. In questa bacheca sono contenuti degli oggetti personali di padre Anselmo da Sassinoro, che provengono così come sono interamente in questa collezione dal convento di Sepino, che adesso non vede più la nostra presenza. Averli portati qui è proprio perché c'è questo stretto legame del convento di Casa Calenda con lui, dove lui vive l'ultimo periodo della sua vita. Morirà a San Martino in Pensilis durante una predicazione. Entriamo nel corridoio del noviziato, adesso luogo dell'accoglienza di chi pensa o desidera di trascorrere del tempo con noi. Il tempo sembra volare mentre respiriamo l'aria della semplicità evangelica che questi luoghi trasmettono. Siamo nella cappella dell'Eremo, il cuore pulsante di questa struttura, di questa opera, di questo nostro vivere qui. È il luogo della preghiera per eccellenza, è il luogo della preghiera notturna che ci vede impegnati dalle 2 di notte alle 3 con un momento di adorazione eucaristica silenziosa. Questo è anche il luogo dove sono custodite le opere d'arte più antiche di questo convento. C'è la Madonna che è della seconda metà del 400 e il crocifisso che è del 1500. E, oltre a queste opere così preziose, è il luogo dove è custodita la tavola sulla quale è scritto il nostro progetto di vita ed è questa icona dipinta da Madre Cristiana, che è l'abbadessa del monastero delle Clarisse di Biceglie, in cui è raccontata proprio la nostra esperienza e la nostra proposta di vita in questo luogo. E quindi la spiritualità di Francesco, l'accoglienza di Benedetto e la continua ricerca del volto di Cristo.
siamo giunti in un altro di quei luoghi importanti, di quegli spazi che sono proprio dediti alla meditazione e alla preghiera di questo eremo di Sant'Onofrio. Siamo fuori dalla cella abitata da San Pio da Pietralcina. Questa è la cella che la tradizione vuole abitata da San Pio da Pietralcina quando, recandosi qui a Casa Calenda, è stato colto con i suoi confratelli da un acquazzone e ha dovuto necessariamente fermarsi per, insomma, attendere che l'acquazzone finisse, ma anche per potersi asciugare e poter riprendere la strada del ritorno in tranquillità. E i suoi compagni riprenderanno la strada di ritorno, San Pio dovrà necessariamente fermarsi perché viene colto da febbre e quindi si fermerà in questo posto per 20 giorni e passa, così raccontano le fonti. Qui sarà visitato dal medico Don Ciccio Nardacchione e qui Don Ciccio Nardacchione gli diagnosticherà anche la malattia, che sarà quella malattia ai polmoni che lo accompagnerà per il resto della sua vita. Questo luogo vede la presenza di San Pio, giovanissimo, allora studente di filosofia a Sant'Elia Pianisi, e lo vede qui, credo, proprio nella provvidenza del Signore, no? In quello che sarà ed è la sua vita terrena, continua e costante preghiera. E questo, come eremo, è il luogo della preghiera continua e costante. Questo luogo ufficialmente è stato inaugurato il 24 novembre dello scorso anno, proprio per fermare nella storia questo avvenimento della presenza di San Pio qui a Casa Calenda e precisamente nell'eremo di Sant'Onofrio. In quell'occasione il provinciale Fra Maurizio Placentino, dei frati cappuccini della provincia di Foggia, quindi la provincia a cui è legato San Pio da Pietralcina, ha fatto dono a questa comunità di un cingolo appartenuto a San Pio, con chiaramente anche l'autentica di questa reliquia. E il cingolo lo abbiamo voluto mettere in questa collocazione così particolare su un abito dei frati minori, proprio a ricordo dell'avvenimento accaduto in questo luogo, dove San Pio, come dirà, si vedrà costretto ad indossare l'abito dei frati minori, ma non fa niente, anche loro sono francescani. Siamo nel luogo della preghiera dei frati. Qui ogni giorno, scandito da un orario che ci vede insieme, noi frati preghiamo. Preghiamo la liturgia delle ore, ma anche la preghiera del rosario tutti i giorni, il venerdì la Via Crucis, ed è il luogo anche per la preghiera personale e per la meditazione. Di qui parte la preghiera di intercessione per quanti ci chiedono di pregare per loro. Ecco, siamo nel luogo del lavoro, definiamolo così, il laboratorio di questo eremo, di questo convento, dove puntualmente ogni anno viene organizzato un corso di iconografia con delle maestre che guidano in questo lavoro e sono precisamente due monache clarisse che vengono dai nostri monasteri della Puglia e guidano coloro che si iscrivono a questo corso. Questo è anche il luogo del restauro nello specifico di tessuti antichi, quindi riporto di ricami antichi oppure rimessa in forma di quelli che sono paramenti sacri che hanno subito dei danni. Eccoci nel giardino del convento, siamo immersi nella natura, è luogo per eccellenza del rimando al Creatore, è il luogo
dove davvero si può sintetizzare tutto quello che abbiamo detto finora, no? Dove la casa comune è proprio il creato. Che dire, invitarvi a venire a visitare questo luogo? No, invitarvi a venire a vivere questo luogo, stare con noi qualche giorno, condividere la nostra vita e poter così sperimentare la bellezza che noi fortunatamente ogni giorno riusciamo a contemplare. È un piccolo segreto per il terzo millennio, vissuto nel caos. Tornare ai valori essenziali del creato.